Ciao a tutti, Colors. Ieri parlando con una di voi mi stavo lamentando del fatto che tira il vento e si sente troppo nei miei video. Quando senza volerlo ci è venuta un'idea geniale che è quella di registrare il video con le vostre storie paranormali che vi ho richiesto un bel po' di video fa, se non erro, in quello delle 15 frasi terrificanti dette da bambini ai genitori. Quindi non lo so se metterò musica perché questo vento mi sembra. Il bello della diretta. Perché questo vento mi sembra perfetto per un video del genere. In più. Può darsi che sentirete qualche versetto di cagnolino perché sono qui solo a casa col cuccioletto, la cucciolata di cui vi avevo detto inizio anno, che ancora dobbiamo finire di svezzare. Ma comunque, non perdiamo altro tempo perché sennò viene un video troppo lungo e leggiamo finalmente le vostre storie. A fine video vedo se inserirne anche una mia a secondo di quanto durerà. Iniziamo con la storia di Sara, che mi ha detto che potevo fare tranquillamente il suo nome. Sara ci scrive: intanto te ne racconto una che ha vissuto mia mamma, è breve ma bella. Mia mamma è molto religiosa e ha un dono, può percepire e vedere l'ombra delle anime, perché pregava per mio fratello invalido ed era in ospedale con lui. Un giorno, mentre era all'ospedale, è venuta una signora che era triste. Mamma si è avvicinata a lei e le ha fatto una domanda: tu avevi una figlia? La donna è rimasta a bocca aperta, le ha risposto di sì, aggiungendo che ha avuto un incidente proprio quel giorno. Poi mia mamma le ha chiesto se poteva farle vedere una foto e la donna ha consentito. Quando mia mamma ha visto la foto, le ha detto: sua figlia è dietro di lei. La segue e piange. Cosa le è accaduto? La signora, stupita, le ha detto che aveva avuto un incidente con la macchina e che con lei c'era pure il suo ragazzo. Ad un certo punto è entrato un ragazzo che si è avvicinato alla donna e mamma ha visto che appena il ragazzo si è avvicinato, la figlia è svanita, come se avesse paura di lui. In seguito mia mamma ha scoperto che il ragazzo aveva litigato con lei, avevano fatto un incidente con la macchina. Spero che racconterai in un tuo video questa storia perché è vera e spero che ti piaccia. Un bacione grande, un bacione anche a te, Sara. Come vedi, l'ho appena fatto. Ah, non so se pubblicherò prima questo o un altro perché mi sento particolarmente ispirato. Poi abbiamo un'altra ragazza che però mi ha chiesto di restare anonima. Quindi l'avviserò solo in privato di questo video e poi lei deciderà se commentare. Stavo controllando il cagnolino. La nostra amica anonima ci scrive: circa 10 anni fa venne a mancare un amico del mio fidanzato. Ebbe un incidente stradale, entrò in coma e qualche giorno prima della vigilia di Natale morì. Tengo a precisare di non aver mai conosciuto prima questo ragazzo. Una sera di circa 4 anni fa, parlando al telefono con il mio ragazzo, una volta finito di chiacchierare, mi parlava appunto di questo suo amico che gli manca e che vorrebbe andare a trovarlo al cimitero. Chiusa la telefonata, saranno state più o meno le 23:15. Sto leggendo, scusate. Iniziai a fare una preghiera a questo ragazzo in cui gli chiedevo di rimanere vicino al mio fidanzato, di vegliarlo e di non sentirsi dimenticata da lui, perché lo pensa. Così, quando terminai, gli dissi testuali parole: se hai sentito quello che ti ho detto e sei stato presente, mandami un segnale. E sentii bussare dal balcone della mia stanza. Lì per lì pensai al vento, poi chiesi se fosse stato lui. E dissi: se sei stato tu, rifallo ripetutamente. E pochi secondi dopo bussò al balcone per 3 volte. Non gli parlai più per la paura. A raccontarlo oggi mi vengono ancora i brividi. Io credo che loro ci osservino e in qualche modo cerchino di comunicarci sempre qualcosa. Allora, una cosa che non ho detto all'inizio è di pregarvi di commentare con rispetto questo video.
perché comunque sono persone che seppure una con il nome e l'altra senza ci hanno affidato cose molto intime, cose che io vorrò far leggere a loro. Quindi vi prego veramente di usare rispetto verso queste persone. Io personalmente credo in entrambe le cose, perché si sa che purtroppo i luoghi di sofferenza, questo riferito prettamente al racconto di Sara, sono un ricettacolo di anime in pena, perché non tutte le persone riescono a passare, no? Dopo che sono morte. E coloro alle quali non riescono a passare si mostrano anche più facilmente e in maniera più nitida verso chi ha questo dono. Quindi grazie Sara veramente per aver condiviso con noi la tua storia. Anche per quanto riguarda la storia della ragazza anonima, io mi ritrovo perché i primi segnali del fatto che io avessi qualche dono consistevano proprio nel sentire bussare alle pareti della mia stanza. Però ai tempi avevo sempre avuto una gran paura. E quindi capisco la tua paura, cara ragazza anonima. Però, ecco, se tu non fai niente di pericoloso o di non lo so, ambiguo, tipo tavola Ouija, cose così, puoi stare tranquilla che non ti succederà nulla. Anche perché se casa tua fosse stata infestata, avresti già avuto una gran voglia di andartene, sempre se si tratta di entità negative. Esistono anche le entità positive che comunque non hanno nessuna intenzione di farci del male. Io percepisco, per dire, ancora l'anima di un fratellino che purtroppo non è mai nato, cioè purtroppo da una parte, meno male per lui perché non avrebbe avuto una bella famiglia. E quando ha capito che poteva restare, ha smesso finalmente di farmi dispetti. Certo, abbiamo dovuto praticare la scrittura automatica perché non potendo più parlare, in qualche modo ce lo doveva dire. Però ecco, quando gli ho detto: guarda Franceschino, non c'è bisogno che ti metti a fare il monello perché puoi stare qui, sei benvenuto. Ecco, e così ha smesso. Vediamo un po' a quanti minuti siamo, più o meno. Oddio, fra una pausa e l'altra sono venuti già 8 minuti. Allora, facciamo una cosa, siccome non voglio fare una cosa troppo lunga per questo video, facciamo così: sotto questo video sarete voi a dirmi se volete le mie esperienze in maniera un pochino più dettagliata. Siccome mi dimentico quasi sempre di fare gli sponsor, oggi vi sponsorizzo una ragazza che prima di convertire totalmente il suo canale in un canale di cucina ha raccontato una volta le sue esperienze paranormali. Quindi, se non seguite Ache Mitica, ciao Vale, vi dico per favore di iscrivervi al suo canale. Vi scrivo il nome Ache Mitica e vi metto il link nell'info box. Io vi saluto, vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale per aiutarmi a crescere e a farmi conoscere. Vi mando un grosso bacione come al solito e ci vediamo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!